Invece quando si parla di territorio si parla di residenza. La residenza sanitaria assistenziale è una struttura territoriale che non ha nulla a che vedere con l'ospedale. L'ospedale tratta gli acuti, ha il supporto di varie unità specialistiche e l'iter è molto complesso, il percorso clinico di ogni paziente è molto complesso. L'RSA tratta della riabilitazione dei pazienti, si entra con un determinato piano sanitario da rispettare. Sono stato colpito da ictus, non muovo questo braccio, entrerò nell'RSA solo per rieducare la mobilità di quest'altro. Sono un diabetico, ho delle piaghe di decubito, non posso essere gestito a domicilio, non è passibile di ricovero questa patologia perché è lunga. Io entro presso l'RSA per curarmi le mie piaghe da decubito. In 10 posti poteva benissimo veniva affrontato un problema sanitario, ma soprattutto un problema sociale. Questa RSA, d'accordo, ha condizionato in modo tale la sanità di Pantelleria che nel fascicoletto che passa, a pagina 10, voi trovate un documento a firma della dottoressa Marcorana, è il direttore sanitario dell'ASL, dove dice: "Congratulazioni della rete ospedaliera prevede che l'ospedale di Pantelleria abbia 14 posti letto indistinti. Ora andiamo a vederli. E l'attivazione di 20 posti di RSA. Pertanto, in attesa che si proceda da parte del settore tecnico alle modifiche strutturali e non ritardare l'avvio dell'RSA, si dispone a partire dal 1 aprile 2010 l'unificazione della degenza nelle unità operative di medicina e nell'unità operativa di chirurgia in un'unica ala. L'ala lasciata libera dovrà essere utilizzata per l'attivazione di 10 posti di RSA. Sono cose che sto dicendo io a tutti, ma credo che tutti l'abbiano visto come sono combinati questi posti di degenza presso l'unico corridoio attualmente in ospedale. Uomini, donne, bambini, anziani, con camere senza, alcune camere non hanno servizi, non è possibile attuare un percorso di sporco e pulito, differenziato. È vero che è stato chiuso lo servizio? No, chiuderà. Ora arriveremo anche a questo, c'è un discorso abbastanza vasto, purtroppo dico io. Sì. E allora, e che cosa è successo? Che l'altra ala, in attesa che si apra questa RSA, rimane chiusa, è il corridoio adiacente, c'è un corridoio della medicina e l'altro corridoio che sono vicini, uno è chiuso e l'altro è aperto. In quello chiuso deve andare l'RSA, ma ancora non si sa quale personale arriverà a fare l'RSA. Noi non sappiamo quali medici può avere l'ospedale e vogliamo un personale per l'RSA, che ancora le piante organiche sono da rifare, il termine scadeva questo 15 maggio ed è già saltato, si parla che le piante organiche verranno riviste dopo l'estate, d'accordo? Perché questa situazione? Perché a pagina 8 c'è un grafico, d'accordo? Questo è praticamente il risultato della programmazione della rete ospedaliera ad opera dell'assessore Massimo Russo. Nella terza colonna indicata con la freccia c'è quello che rimane dell'ospedale di Pantelleria, senza ubicacciare oggi, scusate un termine, eh? Allora, e sono segnati quelli che restano solo con dei cerchietti, sono 10 posti di MCAU, d'accordo, 2 posti di Day Hospital chirurgico e 2 posti di Day Hospital medico. Quelli completamente si sono rivoltati a queste che sono state le decisioni dell'assessore alla sanità, d'accordo? Il sindaco di Lipari, che era stato lì con il nostro sindaco, hanno ritirato, hanno interrotto la seduta e sono rientrati, d'accordo? Ritornato a Lipari, d'accordo? E il foglio numero 12 e la facciata di dietro numero 3, che cosa ha fatto? Ha riunito il consiglio comunale, d'accordo, e sono scesi in piazza e hanno occupato il municipio e l'ospedale.